Ben trovati, due notizie sostanziali che troviamo sui giornali. La prima, con tanto peraltro di intervista, e ancora complimenti comunque ai colleghi del Mattino di Puglia e Basilicata che ne stanno infilando una dietro l'altra, il Premier Conte, perché si aprono gli stati generali. Stati generali dell'economia, già in parte molto contestati, qualcuno dice saranno un'iniziativa vuota, in verità lo vedete, Conte dice sarà il nostro cantiere per il futuro. Parla degli stati generali che si aprono in queste ore. Per molti un contenitore vuoto, soltanto uno show per il governo, in verità un utile momento di confronto, un tavolo di lavoro tra persone competenti di primissimo ordine per comprendere cosa sia più utile per rilanciare l'economia a partire dalla ricerca, dal merito, la salvaguardia, il benessere e l'ambiente. Questa è la versione di Conte. Questi stati generali, Capitanio, rischiano di essere un bel programma, una grande kermesse, ma vuoti perché tutto questo bisognava discuterlo in Parlamento. Possono arrivare idee importanti anche dal confronto, dal piano Colao, con gli imprenditori, con le regioni, con l'Europa. Ma in realtà, Gianluca, quel che manca, ed è mancato fino adesso, non sono state le idee, perché ecco, prendiamo il piano Colao, lì di idee ce ne sono tantissime, il mare magno di idee, però poi se il governo non prende delle decisioni, restano soltanto delle teorie. Gli stati generali, anche lì, tantissimi annunci, si può ragionare, si può fare brainstorming su delle idee incredibili, micro e macro, però poi dopo se il governo non prende delle decisioni e non attua, rimangono soltanto delle belle idee. Quindi, come ho detto prima, il rischio è quello che si metta tantissima carne al fuoco, forse troppa, e che poi dopo non si passi alla messa a terra di tutti questi progetti.